Dottore, oggi parliamo della calcolosi della coliciste. Si può dire che è uno degli interventi più frequenti in chirurgia addominale? Beh, senza dubbio la calcolosi della colecisti con il conseguente intervento di colecistectomia, che ormai da tantissimi anni si fa per via con approccio mini-invasivo laparoscopico, degli interventi di patologia benigna intraaddominale attualmente, soprattutto nella nostra regione, ma anche in tutta Italia e anche fuori dell'Italia, è sicuramente il più diffuso. Un po' per una eziopatogenesi varia, che può dipendere dalla familiarità, può dipendere dall'alimentazione e tante altre, diciamo, cause, però spesso nella cistifelea, che è questo piccolo serbatoio che noi abbiamo nel fegato, in pratica è un serbatoio, spesso si vengono a formare dei calcoli e che non si possono rimuovere in altro modo che non facendo l'intervento di Questo in colecistectomia. senso assoluto, oppure c'è un livello nel quale si può intervenire con altre tecniche per eliminare i calcoli? Per eliminare i calcoli nella cistifellea non ancora, no. Mentre per esempio per quanto riguarda le vie urinarie, ecco che si può fare il cosiddetto bombardamento per poter frantumare i calcoli e poterli farli espellere. È sempre necessario ricorrere alla chirurgia e quindi all'asportazione, oppure... È sempre meglio, cioè ormai si fa l'asportazione perché se noi magari facciamo soltanto la rimozione dei calcoli, poi dopo qualche anno magari i calcoli si riformano e siamo di nuovo. Per cui la colecisti va sempre rimossa. I calcoli si possono formare anche nella via biliare principale. Se ci sono prima e c'è qualche esame predittivo che ci fa capire, allora grazie a degli esami radiologici tipo risonanza colangio-risonanza magnetica o altri esami si può individuare che c'è un calcolo o più calcoli anche nella via biliare principale. Se invece questi e quelli si possono rimuovere per via endoscopica con una cosiddetta gastroduodenoscopia e si possono andare a rimuovere. Mentre invece quelli che sono all'interno della colecisti bisogna fare l'intervento di colecistectomia. La diagnosi come avviene? È sempre sintomatica la presenza dei calcoli alla cistifellea Spesso oppure no? è sintomatica e la colica biliare è una colica abbastanza dolorosa. In molti casi uno è costretto anche ad andare al pronto soccorso per una colica biliare importante. In altri casi, invece, i calcoli della cistifellea possono anche essere occasionali, cioè per altri esami che vengono fatti, tipo un'ecografia addominale, occasionalmente si vengono a scoprire dei calcoli nella cistifellea. Ci sono delle precauzioni da osservare dal punto di vista, al di là della genetica, della familiarità, dal punto di vista dello stile di vita, anche in questo caso, come in tante altre patologie, oppure Ma no? chi è un po' predisposto per familiarità o per altri motivi, insomma, ecco, quello di evitare fare una dieta proprio per colecistopatici, cosiddetta, che può sia nella fase di attesa di fare un intervento chirurgico, anche nel post-operatorio, può aiutare il paziente insomma, con una dieta particolare, molto specifica, in pratica evitare un po' i cibi grassi, evitare le uova, evitare sughi troppo elaborati, piccanti, eccetera, eccetera. La differenza sulla gravità dell'intervento, mettiamola così, è cambiata nel corso degli anni, no? Quali sono i fattori che incidono in questo? La tecnologia, ma anche il fatto di non intervenire in acuto e quindi avere una maggiore facilità anche per chi opera di poterlo fare con minori difficoltà. Ci fa un po' la storia della chirurgia di questa patologia dagli inizi fino ai giorni nostri, Sì, con la beh, disponibilità di apparecchi? fino a 25, quasi 30 anni fa, la colecisti veniva operata con un taglio sottocostale in open, in chirurgia tradizionale open. Poi c'è stato l'avvento della laparoscopia, per cui sono iniziati i primi interventi
e con la telecamera, con le cannuline, i cosiddetti buchetti per poter accedere all'addome, dentro l'addome, e poter fare l'intervento, ma ovviamente all'inizio avevamo una tecnologia insomma un po' rudimentale. E i monitor erano dei monitor ricavati sempre medicali, ma ricavati da altre situazioni, e per cui gli strumenti erano i primi strumenti. Ecco, insomma, che fare un intervento, i primi interventi di colecistectomia, io i primi li ho fatti all'ospedale di Mestre 30 anni fa, e comunque insomma era una bella impresa. E spesso succedeva che o per sanguinamento o perché non si riusciva ad avere una buona visione del campo operatorio, anche perché avevamo una tecnologia ovviamente a 2D, mentre a cielo aperto avevamo 3D. Ecco che poi con il passare degli anni, e così stavo dicendo, che a volte eravamo costretti a fare una conversione in laparotomico e completare l'intervento. Con gli anni siamo arrivati ad avere delle colonne laparoscopiche della tecnologia sempre più sofisticata, fino ad arrivare, noi ce l'avevamo qui già da 6 anni, la 3D però tridimensionale, ma con l'occhialetto da mettere per vedere. Poi è subentrata la 3D 4K, per cui ancora una visione magnificata e tridimensionale, e diciamo veramente arrivare a livelli molto molto sicuri, e in ultimo, che abbiamo già da più di 2 anni, la chirurgia robotica. Con i robot noi abbiamo il Da Vinci, anche perché è l'unico robot che attualmente è disponibile, e comunque ha la possibilità di una visione. Infatti state vedendo qui nel mio monitor un intervento fatto con il robot Da Vinci, che ovviamente utilizziamo anche per tante altre patologie. E faccio una parentesi: chirurgia generale lo utilizziamo anche per i tumori dello stomaco, i tumori del colon, i tumori del retto, i tumori del pancreas. La chirurgia bariatrica, per tutte queste cose, utile bariatrica per gli obesi, in pratica per tutte queste cose usiamo il robot Da Vinci. L'altra specialità è ovviamente l'urologia, che fa un grandissimo utilizzo del robot Da Vinci. Tutto questo per fare un intervento sempre più preciso e pulito, e quindi intaccare il meno possibile strutture sane. Esatto, ma allora non è che per tutte le colecistectomie possiamo pensare di utilizzare una tecnologia con il robot, perché sarebbe tanto costoso. Cioè, capisco il vantaggio per il paziente, però lo stesso vantaggio possiamo ottenerlo facendo una diagnosi molto precisa prima dell'intervento. Ecco che dove ci sono delle situazioni che ci fanno squillare il campanellino d'allarme e ci fanno pensare che l'intervento potrebbe essere più complesso, allora mettiamo le nostre armi migliori in campo, e l'arma migliore che abbiamo attualmente sicuramente è il robot Da Vinci. Quindi c'è un'indicazione per essere sottoposti con una tecnica, esatto, che poi possiamo dove una tecnica moderna piuttosto che un'altra. Dove ci possono essere delle variazioni, delle alterazioni anatomiche del complesso epatobiliare, dove ci possono essere situazioni post-infiammatorie, post-colecistite acuta, o situazioni dove magari è già intervenuto l'endoscopista per la rimozione dei calcoli, oppure dove è stata messa una protesi nella via biliare principale. Ecco che questi sono casi che portarli oggigiorno al tavolo operatorio con una strumentazione sempre comunque moderna e sicura, però non a questi livelli, ci può creare qualche possibilità di fare delle lesioni sulla via biliare principale, cioè su tutto quello che riguarda fegato e albero biliare. Delle lesioni in quel punto sono molto ma molto pericolose, perché sono pericolose poi da mettere a posto, insomma, da sistemare. Come risolve il Da Vinci questa problematica? Allora, il Da Vinci risolve questa problematica perché, come saranno anche le altre colonne
la Regione Veneto sta facendo in questo momento, sta ultimando la gara, per cui ha inserito in tutte le colonne laparoscopiche la possibilità di utilizzare il verde d'indocianina. In pratica il verde d'indocianina serve per vedere quello che delle strutture che ci interessano e che dobbiamo preservare. Allora, il verde indocianina è stato utilizzato, viene utilizzato e anche noi lo utilizziamo anche per vedere dei linfonodi nella chirurgia oncologica, serve nella chirurgia digestiva per vedere la buona vascolarizzazione dei monconi intestinali, dell'intestino in pratica. All'urologo magari serve l'indocianina per vedere il passaggio dell'uretere, perché questo colorante in pratica, somministrato nel caso della colecisti, bastano un paio d'ore prima dell'intervento, si fa indovina, ci dà la somministrata appunto prima dell'intervento, ci dà poi la possibilità durante l'intervento di, basta un switch, un bottone, e vedere in quel momento le strutture da non toccare, importanti da risparmiare, da non toccare. È un metodo di contrasto, cosiddetto. Infatti negli ultimi studi, ma proprio recentissimi, delle scuole italiane di chirurgia, che sono la COI, Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani, e anche la SIC, Società Italiana di Chirurgia, ecco che si sta molto sviluppando la ricerca e anche la possibilità che tutte le chirurgie possano avere a disposizione questo mezzo, cioè delle macchine che possono farci fare l'intervento e nel caso ci sia la necessità, come per esempio in una colecistite acuta, che non è un intervento che bisogna andare immediatamente in sala, però se io riesco a programmarlo con l'utilizzo del verde di indocianina, ecco che il chirurgo, magari capita anche spesso che sono giovani chirurghi che si trovano ad affrontare le urgenze, e ben addestrarli prima però all'utilizzo di queste tecniche, di queste metodiche, ecco che ci può salvare dalla possibilità di fare dei danni. Infatti il numero delle lesioni è molto ma molto diminuito nei centri dove viene fatto questo utilizzo. L'utilizzo di queste nuove tecnologie nel corso degli anni, quella laparoscopica, poi il robot, va comunque sempre accompagnato da una preparazione per la chirurgia tradizionale. Questo ha complicato oppure ha reso semplicemente migliore la formazione di un chirurgo? Allora, la formazione è sicuramente migliore perché i giovani chirurghi, che qui vengono anche specializzandi, hanno la possibilità di vedere qualsiasi intervento anche sul monitor, anche con gli occhialini tridimensionali, cosa che agli anni della mia scuola insomma era impensabile. Uno si doveva fare spazio per riuscire a salire su un gradino e riuscire a vedere la manovra che faceva il professore o l'aiuto o chi era. E per cui la tecnologia video, la videochirurgia è sicuramente utilissima per l'apprendimento, per le scuole e per fare dei corsi adeguati. Poi è anche l'impegno dei direttori delle varie scuole, ma anche dei direttori degli ospedali, anche piccoli di periferia come questo di Porto Ruaro, dove comunque le università mandano i propri specializzandi a fare dei periodi e in questi periodi noi gli diamo la possibilità di apprendere queste metodiche, ma non solo, anche di essere in prima persona operatori, ovviamente non nei casi particolarmente difficili e complessi, però per far cominciare ad avere un bagaglio di interventi chirurgici dove queste tecniche vengono adoperate. E senza dubbio anche per il tutor che sta vicino all'operatore la possibilità di vedere e di intervenire se ce ne dovesse essere bisogno è fondamentale, perché con questa magnificenza, con questo ingrandimento è difficile che possa sfuggire qualche cosa.
Noi qui della chirurgia di Portoguaro da 20 anni collaboriamo con il professor Palazzini che organizza ogni anno un grandissimo congresso internazionale di videochirurgia. E noi ogni anno da Portoguaro abbiamo trasmesso in diretta live i nostri interventi. 2-3 interventi, quelli che più o meno. Sono già 2 anni che io trasmetto interventi robotici. Abbiamo fatto della chirurgia bariatrica, abbiamo fatto della chirurgia di parete robotica, abbiamo fatto dei tumori al colon, e questo ovviamente è un intervento live e dà sempre una certa emozione e stimolo, perché sai che in quel momento ci sono anche migliaia di chirurghi che ti stanno guardando e sanno e ti possono anche dare qualche consiglio certe volte. A me è successo anche in un certo momento di avevo i commentatori e che mi hanno detto ma prova a vedere un pochettino più in là, noi ti vediamo bene, io però vedevo in 3D, vedevo anche meglio, però perché ancora la trasmissione 3D l'abbiamo provata, però è ancora un po' difficile. Secondo lei si arriverà come frontiera ancora più avveniristica alla totale eliminazione degli interventi open? Insomma, noi ci siamo vicini, Cioè è difficile che, o perlomeno noi ci proviamo sempre a fare un intervento mini-invasivo, anche quando siamo un po' al limite. Oppure preferiamo fare l'intervento mini-invasivo, una parte di intervento, e poi fare un'apertura di servizio un po' più grande di quello che sarebbe una mini-apertura, però che ci permette comunque di aver fatto un intervento, diciamolo, semi-mini-invasivo. Un'altra cosa importante da dire, al di là della precisione nell'intervento con l'utilizzo di queste tecnologie mini-invasive, il decorso post-operatorio è sicuramente più rapido, meno doloroso e quindi più efficace. Sì, diciamo che non c'è grossa differenza fra laparoscopia e chirurgia robotica. Perché sì, rispetto a quella open. Sì, rispetto a quella open, senza dubbio, il fatto di non avere una... A volte c'è un grande taglio, grande chirurgo, insomma non è più così. In effetti il paziente dopo una laparotomia sicuramente ha un decorso post-operatorio più difficile, più doloroso, ha bisogno di più analgesici, eccetera, eccetera. In questo argomento poi si entra nel RAS o Fast Track, che sono un po' due capitoli della preparazione dei pazienti e del personale, di tutto il team, anestesisti, chirurghi, infermieri, gastroenterologi, alla preparazione dei pazienti e a condividere con il paziente certi passaggi, per cui si riesce poi ad avere veramente un bel post-operatorio, di mettere precocemente i pazienti, che stanno sicuramente meglio a casa loro che dentro un letto di ospedale, e insomma ci stiamo lavorando. Se c'è un rischio, secondo lei, che fra 50 anni, con tutti quanti specializzati con i robot, nessuno saprà più operare a livello tradizionale? Questo è verissimo. Infatti stanno facendo tanti studi su questo problema, nel senso che noi dobbiamo dare anche ai giovani chirurghi, agli specializzanti, ai neoassunti, chiamiamoli come vogliamo, la possibilità di essere presenti quando c'è un intervento open e fargli fare alcuni passaggi proprio nell'intervento open, perché comunque la sensazione tattile che si ha con le mani, non dopo tanti anni di chirurgia mini-invasiva, insomma io l'ho cominciata subito appena uscita, per cui ecco che anche mediante gli strumenti, per cui è una percezione tattile immediata dagli strumenti chirurgici, la si può avere. Con il robot, piano piano, ma non all'inizio, come invece era pensato per la laparoscopia, piano piano mi sto accorgendo di riuscire a arrivare anche a una percezione tattile. La cosa più facile da capire è quando facciamo una sutura. Con i robot si fanno delle suture che manco a cielo aperto le fai, perché i bracci robotici con il joystick si muovono molto meglio delle nostre mani.
E dov'è che vai a capire quanto hai la percezione? Quando vai a stringere un nodo. Finché non hai capito come va stretto il nodo, l'hai stretto bene, l'hai stretto sicuramente, però non devi spezzare il filo. E allora anche lì ci stiamo arrivando. Però, senza dubbio, è difficile, nel senso che ci si arriva piano piano. Però tornando al discorso, far frequentare in sala operatoria agli interventi dove, insomma, per un motivo o per un altro, non so, nelle urgenze, parliamo di politraumatizzati, una splenectomia, una mitra che sanguina, una cosa così, far partecipare, far fare ai giovani chirurghi delle manovre in prima persona a pancia aperta è fondamentale, perché sennò, come dice giustamente lei, fra un po' di anni, e che facciamo? Cioè, sappiamo usare soltanto i joystick, la laparoscopia, la visione, e non sappiamo, insomma, questo è fondamentale.